gestire oggi la partita è stato importante. È stato importantissimo, la squadra, ripeto, ha dimostrato un carattere, ha dimostrato unione di intenti, i ragazzi sono stati eccezionali. Domenica, ecco, io gioco quasi in casa, spero che mi porti fortuna questa cosa e sono convinto che di andarci a giocare alla pari, se non con tutte le forze che abbiamo. Sono molto ottimista per domenica. Sono ottimista di tutto questo percorso che stiamo facendo. Io credo che, non lo so, io sfido chiunque a fare quello che stiamo facendo. Veniamo da una serie di risultati positivi. Credo che alla squadra non si possa imputare nulla. Io chiedo solo un po' di pazienza, dico sempre le stesse cose. Bisogna essere calmi, bisogna essere tranquilli, sereni. Bisogna essere ottimisti. Senza ottimismo non si va da nessuna parte. I tifosi quest'oggi, anche in tribuna naturalmente, hanno cercato di incitare la squadra, ma soprattutto hanno dato un segnale nuovo verso il presidente Campitello e l'acquisto dei giocatori. È stato importante che i giocatori il tecnico abbia avuto più giocatori da poter sfruttare, quindi il mercato con il pollice alto. Ma noi avevamo sempre detto che questa squadra aveva bisogno di essere puntellata in alcuni settori, lo abbiamo fatto, crediamo di aver operato bene, è solo il tempo e la continuità poi alla fine dirà chi aveva ragione. L'importante è fare un campionato positivo, l'importante è gettare le basi per il futuro, perché a noi interessa il futuro, non il presente. Il futuro può essere anche un lavoro fatto in sordina, un lavoro fatto in tranquillità, è un lavoro fatto sulla fiducia di questa piazza, che è molto molto particolare, molto difficile, ma è fantastica. La posizione della società nei confronti del tecnico? Ma io non so chi abbia mai detto che il nostro tecnico era in pericolo. Per quanto mi riguarda, queste cose non sono assolutamente veritiere. Il tecnico gode della nostra fiducia, abbiamo iniziato un percorso con lui, cerchiamo di portarlo a termine. Probabilmente ci avrà dato fastidio qualche voce di corridoio nella quale si diceva che il nostro tecnico avesse contro il gruppo, per cui abbiamo valutato con attenzione che era giusto fare quello che abbiamo fatto, punto. A questo punto è chiaro, bisogna vedere all'opera il tecnico in questo giorno di ritorno con un gruppo maggiormente assortito in termini numerici, in termini di qualità. Ecco, diciamo che a questo punto mister Massimiliano Favo avrà a disposizione tanti uomini per cercare di fare un campionato di ritorno, un giorno di ritorno eccezionale. Questo è quello che serve a Taranto per infiammarla questa piazza, Presidente? Assolutamente sì, noi crediamo oggi di avere un gruppo importante, un gruppo che prevede un doppio ruolo per ogni calciatore che abbiamo, quindi insomma riteniamo di aver fatto quello che dovevamo fare. Come già dicevo prima, il tecnico gode la nostra fiducia, siamo consapevoli che sarà lunghissima e dura, però noi non molleremo mai, noi ci crediamo, ci crederemo fino alla fine e io sono convinto che ne vedremo ancora delle belle. È bello adesso poter festeggiare, tirare un sospiro di sollievo. Il discorso del tecnico l'hai fatto giustamente con Mimmo, peccato però ieri non parlare in conferenza stampa, sarebbe stato meglio forse chiarire alcuni aspetti e caricare la squadra. Abbiamo ritenuto così, l'ho già detto, mi dispiace. Noi facciamo quello che riteniamo giusto fare e non ci condizionerà mai nessuno.